Regolamento sulle antiche municipalità, siete qui a presentarlo. Di cosa si tratta e qual è la motivazione per la quale lo presentate? Sì, noi stamattina presenteremo il regolamento per la costituzione, o meglio, la ricostituzione delle antiche municipalità. Fino al 1927 c'erano sette antiche municipalità e oggi ne riproponiamo la Costituzione dopo l'esperienza del decentramento amministrativo con le circoscrizioni. Nel 2022 siamo a ripresentare un regolamento che ovviamente sostituisce quello precedente riguardante le circoscrizioni per la costituzione o ricostituzione, meglio come detto, delle antiche municipalità nei sette municipi esistenti prima del 1927 nel perimetro del comune di Terni. Saranno dei consigli municipali con la presenza di un responsabile eletti direttamente nei seggi elettorali afferenti le sette antiche municipalità. E con il Consiglio Comunale che rapporto avranno? Con il Consiglio Comunale avranno un rapporto diretto, i responsabili dei consigli municipali potranno interfacciarsi direttamente con il Presidente del Consiglio Comunale e con l'amministrazione tutta e partecipare anche se invitati alle sedute del Consiglio Comunale, oltre che potranno fare proposte, inviare proposte di atti, interrogazioni, mozioni e quant'altro e potranno dare pareri su alcune questioni fondamentali a partire dal bilancio dell'amministrazione comunale. Avranno diritto di voto? I consigli municipali avranno diritto di voto, assolutamente sì, e potranno, come detto, esprimere pareri su alcune proposte amministrative, a cominciare dal bilancio, e potranno presentare al Consiglio Comunale delle proposte di atti o interrogazioni, mozioni e quant'altro. Come si è arrivati alla stesura del regolamento e quale sarà l'iter adesso? Allora, intanto due osservazioni sul regolamento, perché Francesco ha parlato di regolamento, ha parlato di gestione, no? In modo particolare. E quindi io invece volevo fare una riflessione a monte, cioè sul principio, perché abbiamo presentato, vogliamo presentare il regolamento per il funzionamento delle antiche municipalità, perché sono territori dimenticati oggi, perché sono territori e frazioni di territorio che hanno un'identità, una storia, una particolarità culturale molto forte e molto importante, che per qualche verso sta andando sempre più scemando, nel senso sono luoghi che vengono anche abbandonati rispetto alla città e invece noi dobbiamo costituire e ricostituire l'identità culturale, storica, ma anche un'identità che sia per qualche verso un'identità di prevenzione al disagio, perché per esempio vi faccio un esempio molto banale, le scuole di questi territori sono scuole che stanno perdendo in natalità, in indice, quindi indice demografico, sono scuole che sono meno forti come reti rispetto alle scuole di città. Noi dobbiamo creare con questo regolamento e quindi sul ripristino di questi territori, valori culturali che possono essere di prevenzione al disagio, che possono essere di istruzione, di formazione, che possono avere spazi ludici, che possano far parte della politica attiva di tutto quello che è il patrimonio della città e che quindi siano una rete, un sistema che intorno alla comunità e alla città possano veramente essere di strategia. Siamo a pochi mesi dalle elezioni amministrative, un'inevitabile domanda sul cosa ne pensate sullo stato dell'arte del PD in primis, ma in generale del centro-sinistra. Noi questa mattina con questa conferenza stampa porteremo ovviamente all'attenzione della città e di coloro che vorranno unirsi a noi in questo percorso di partecipazione che ci sarà da qui a 5 mesi per le elezioni amministrative, un patrimonio di oltre 300 atti presentati in questa consiliatura. Ne cito uno dalla creazione del fondo di solidarietà per evitare i distacchi delle utenze, oppure rispetto agli appalti in scadenza all'asta, oppure per la stabilizzazione del personale precario all'interno di ASM. Porteremo tutto questo in dote a un percorso di partecipazione. L'auspicio è quello di ritrovarci insieme a tutte le forze con cui abbiamo condiviso la minoranza in questi anni. Io volevo precisare una cosa anche a questo proposito, visto che la domanda è molto specifica, che il ruolo che abbiamo svolto fino adesso in questa consigliatura è stato un ruolo
sì, che ci ha visto protagonisti, ma non abbiamo alzato il livello al protagonismo, non so se è chiaro. Cioè non abbiamo alzato il livello al protagonismo per semplicemente perché vogliamo essere una forza strategica di sistema di tutte le minoranze, perché abbiamo lavorato anche con le opposizioni, anche e soprattutto con le opposizioni, al di là degli atti che abbiamo portato avanti da soli, che sono atti di cui rivendichiamo la paternità, però ci sono anche atti che ci hanno visto insieme agli altri. E la cosa che abbiamo voluto fare, perché no al protagonismo? Perché noi vogliamo essere vicino alla gente, vogliamo sentire, ascoltare, ritornare ad ascoltare e tornare a porci in una situazione di veramente cittadinanza attiva, che sia effettivamente una risorsa e non sia quel solito slogan che sentiamo fare da tempo. Se non sono state coinvolte o non c'è stata condivisione, visto che oggi la presentate da soli? Noi abbiamo presentato prima di questo regolamento un atto di indirizzo che è stato firmato da tutte le minoranze e ora oggi depositiamo un regolamento che ovviamente è aperto al contributo di tutte le forze politiche a partire dalle forze di minoranza ovviamente.